Buongiorno amici di Nova News 24 al grande fratello VIP. Dopo quello che è successo nel van con la Murgia, Edoardo Donna Maria crolla nella serata. Ovviamente nelle ultime battute del grande fratello VIP lo abbiamo visto molto provato, lo ha detto chiaramente: questa sera mi hai distrutto Alfonso. Ed è proprio vero, Edoardo Donna Maria, grande protagonista della puntata. Ma proprio le sue parole dopo l'eliminazione fanno riflettere. Cosa ha fatto davvero Edoardo nel van con la Murgia? La puntata ha finalmente messo un punto su questo Van Gate, rivelando proprio, oltre alle chiacchiere e le battute, che è partito anche un ditino birichino, una palpatina, se così si può dire, per testare l'effettivo risultato del chirurgo plastico che ha eseguito la mastectomia di Nicole. Ma quando il caso è stato portato alla luce da Antonella, si è ovviamente messa a piangere e ha dichiarato di non voler più tornare insieme ad Edoardo. Oltre a questa batosta, però, il vippone poco dopo se n'è beccata anche un'altra, dato che il televoto ha fatto uscire proprio la Murgia. Al termine della puntata, Edoardo Donna Maria si è detto dispiaciuto dell'eliminazione di Nicole, sottolineando però di non averci mai provato con lei. Ma secondo loro, ci ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato, ho stravolto un percorso di 5 mesi in 2 ore. Parlando con Tavassi, Donna Maria ha poi aggiunto: io non voglio pensare che lei, usciti da qui, non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di puntini sospensivi. Non ci voglio pensare, in questi 5 mesi mi sono fatto un puntini sospensivi enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata così. Non c'era fiducia prima, figuriamoci ora. E Tavassi continua, ovviamente Tavassi in puntata ha chiaramente detto che Antonella è una grande attrice e continua a recitare. Alfonso gli ha detto: secondo te recita? Ha detto: io non ho un parere, ma ne sono sicuro. Tu hai dato l'assist a chi ha sempre voluto, ha detto Tavassi. Passare per vittima, ovviamente Antonella, e non c'è mai riuscita. Sarò impopolare, ma la realtà è questa: se lei è innamorata di te, questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva, così come quella di Onestini. Onestini ha dato un altro parere suo ad Edoardo: se lei torna da te dopo questa c'è qualcos'altro, altrimenti l'hai servito su un piatto d'argento quello che voleva. Amici di Nova News 24, noi vogliamo sapere la vostra sui Donna Alicia e su cosa succederà e cosa volete voi. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, lo mettete sempre il pollice in su e seguiteci su Nova News 24.